Buongiorno, benvenuti all'Avvocato Risponde. Oggi parleremo insieme a voi di quelle che sono le novità introdotte recentemente all'interno del Codice del Consumo in materia di contratti di compravendita e di garanzie. Il Codice del Consumo ha recepito a partire dal 1 gennaio 2022, quindi assolutamente molto recente, una direttiva europea che ha aumentato le garanzie previste in capo al consumatore nel caso in cui venga stipulato un contratto di vendita di beni o di fornitura di servizi. Quindi le nuove norme si applicano tutte le volte che un consumatore acquista da un venditore, da un professionista con contratto stipulato a decorrere dal 1 gennaio 2022 un bene o un servizio. La novità importante è che per la prima volta il Codice del Consumo prevede espressamente la vendita di servizi digitali. Quindi c'è sicuramente un'apertura della normativa, quella che è la più importante, forse anche dal punto di vista numerico, attività di compravendita dell'ultimo periodo. Il Codice del Consumo quindi dà al consumatore la possibilità di avere una garanzia di conformità del bene o del servizio che acquista, che rimane invariata rispetto al passato, cioè 2 anni, sia per i beni che per i servizi. Viene allungata per i servizi digitali, cioè il Codice del Consumo prevede espressamente che nel caso in cui il servizio digitale sia oggetto di un contratto a fornitura prolungata, quindi non per 2 anni, non per 3, magari per 4 o per 5, la garanzia della corretta funzionalità di quel servizio digitale sussiste per tutta la durata della fornitura del servizio. E questo ovviamente permette al consumatore di avere una tutela maggiore rispetto al passato, proprio perché è contemplata una fattispecie particolare e tipizzata che invece prima non avevamo. Un elemento importante di grande novità, sempre a favore di quella che è la posizione del consumatore, sussiste laddove viene completamente eliminato il termine di decadenza di 2 mesi che era previsto nella normativa precedente per la denuncia del vizio. Ossia, nel momento in cui il consumatore andava a scoprire, quindi era evidente il vizio, la non conformità del bene oggetto del contratto di compravendita, aveva un termine di decadenza di 2 mesi per effettuare la denuncia del vizio al venditore. Denuncia che ovviamente doveva essere fatta attraverso uno strumento tracciabile, che fosse raccomandato, che fosse PEC e, diciamo, in passato fax. E oggi questo termine di decadenza non è più contemplato. Quindi nell'arco dei 2 anni previsti di vigenza della garanzia, il consumatore può denunciare il vizio di cui si è accorto in qualsiasi momento. Ovviamente il consiglio è di non aspettare 1 anno, però insomma è importante che non ci sia più questo vincolo che avrebbe, in caso diverso, precluso la possibilità di far valere le proprie ragioni. E l'azione invece di tutela, quindi la possibilità di andare a instaurare un contenzioso, rimane sempre vincolata dal termine di decadenza di 26 mesi. E un ulteriore termine, diciamo, allungato a tutela di quella che è la posizione del consumatore è il periodo all'interno del quale la normativa prevede che il venditore sia necessariamente responsabile per la difformità di conformità del bene sempre, laddove si ritiene che quel bene fosse non conforme già ab origine al momento della vendita. In precedenza questo termine era sancito in 6 mesi, oggi invece è sancito in 1 anno. Anche qui aiutiamo il consumatore, nel senso che laddove si venga a manifestare un difetto di conformità, il consumatore dovrà semplicemente denunciarlo e non avrà alcun ulteriore ed aggiuntivo onere di prova in ordine appunto alla sussistenza di quella conformità, o meglio non conformità, che si presumibilirà che sarà in via appunto diretta ascritta al venditore. Un ulteriore importante obbligo previsto in capo al venditore in caso di servizi digitali è quello di fornire al consumatore gli aggiornamenti del servizio, anche in tema di sicurezza. Quindi laddove il venditore non dovesse dare tempestivamente, puntualmente queste informazioni, il consumatore avrà diritto di far valere la garanzia e quindi di ottenere i rimedi che invece rimangono quelli standard, che ricordiamo giusto così a opportuna memoria.
possibilità di ottenere la riparazione del bene, di ottenere la sostituzione del bene oppure di ottenere la riduzione del prezzo ed infine la risoluzione del contratto. Quindi ecco, attenzione a questi nuovi termini, perché c'è una volontà del legislatore di aiutare ancora di più il consumatore nella stipulazione di queste tipologie di contratti di vendita. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo che potete utilizzare l'indirizzo email che vedete per ogni tipologia di domanda e così di curiosità che volete chiederci. Arrivederci.